dottor Ugo? Io credo che sia, io l'ho sempre ritenuto doveroso da parte mia parlare ai giovani, raccontare, tramandare la memoria, perché se non c'è memoria non c'è neanche futuro. E allora ai giovani bisogna raccontare certamente quello che è successo nel nostro paese, in Italia, perché noi siamo italiani, quindi è bene che i giovani sappiano che 80 anni fa in Italia sono state emanate delle leggi. Certo, eravamo sotto la dittatura fascista, quindi è un periodo particolare, e quando si vive sotto la dittatura si vive molto male. In quel periodo, tra le varie difficoltà che si incontravano, come si incontrano sotto la dittatura, ma non soltanto per gli ebrei, per tutto il popolo italiano, i cittadini italiani di religione ebraica furono colpiti veramente inizialmente nei loro diritti civili, perché sono stati i ragazzi espulsi dalle scuole, gli adulti espulsi da qualsiasi istituzione, nel campo commerciale, in tutti i campi furono colpiti quei cittadini italiani. Quelle obbrobriose leggi razziali che hanno davvero fatto... Sì, che sono durate 5 anni e che purtroppo hanno avuto poi a un certo punto la svolta, che inizialmente le leggi fasciste anti-ebraiche hanno colpito i cittadini italiani di religione ebraica privandoli dei loro diritti civili. Successivamente perché l'Italia fascista si era alleata con la Germania nazista, sono passati nella seconda fase più cruenta, più drammatica, perché gli ebrei venivano arrestati, deportati nei campi di sterminio e quindi venivano ammazzati e allora privati della vita. Dottor Fo, io sono rimasto davvero piacevolmente impressionato e anche ammirato dalla frase che lei ha scritto nella locandina su un libro ipotetico: mi hanno rubato 1000 giornate scolastiche e ne sono creditore, perché la scuola è nostra e dei ragazzi, insomma. Questa è una bellissima frase che dirà sicuramente anche questi ragazzi. Io generalmente parlo un po' a braccio, quindi parlo secondo quello che mi viene in mente, naturalmente legato a quel periodo, ma questa è una frase che ripeto perché è evidente che quei 1000 giorni di scuola, non potevo andare a scuola per 1000 giorni, 5 anni, sono stati tanti, perché si vive proprio isolati, dal mondo scolastico, che è il mondo della scuola è nostro, è dei ragazzi, e allora mi sono reso conto, anche se mi ero adattato ogni anno a fare gli esami da privatista con tutte quelle difficoltà che comportava. E io dico sempre che mi è mancata la scuola, ma che ogni volta che io vado in una scuola, come sto facendo oggi, come per quanto riguarda questa scuola, è la seconda volta dopo un anno che torno, è come se recuperassi uno di quei 1000 giorni, perché io vivo stamattina. Certo, con un ruolo diverso, una posizione diversa, con un'età diversa, però vivo una giornata a scuola. Il progetto Memoria che sta portando avanti sua figlia Marina davvero sta avendo un seguito davvero notevole. Sì, noi testimoni di quell'epoca, sono anni che portiamo avanti nelle scuole, quello che faccio io lo fanno anche tanti miei amici, purtroppo siamo sempre di meno. Non soltanto per legge naturale, ma anche perché non tutti hanno la forza di muoversi e non se la sentono. Però lo facciamo, e allora per organizzare meglio le cose ci siamo costituiti in associazione Progetto Memoria, della quale fanno parte tutti i testimoni disposti ad andare a raccontare. Non tutti sono disposti a parlare, a raccontare. Ci sono quelli che non vogliono parlare.